tutti ragazzi e benvenuti al nostro nuovo video. Non sa neanche quando deve attaccare. Io sono Xiude. Uè, bella, tutti ragazzi e benvenuti al nostro nuovo video. Allora, possiamo fare o no? Io sono Xuder. E io sono la Pami. Devi stare zitta. Allora. Ma non possiamo fare un Sì. Oggi ragazzi siamo... Ma ti sembra che possiamo farlo così? Oggi ragazzi siamo qua perché abbiamo da fare delle cose importantissime sul profilo della Pami. Spiegagli cosa dobbiamo fare. Dobbiamo praticamente aprire un bel bauloccio sugoso. Facciamogli vedere quale. Mamma mia, super magichino. E potenziare le due carte. Andremo a potenziare la zampetta e il bombardino. Però senti, io ti dico, potenziamone già una. La proviamo già il ladder. La zappa. Portiamo su? Sì. Portiamo su questa zappa, ragazzi, dall'11 al 12. Potentissima. Dai. Andiamo a portarla su subito, ragazzi. Zap a livello 12 inizia ad essere molto interessante. La andiamo subito a provare, ragazzi, in una bella battaglia in ladder. E poi andiamo a fare ancora un bel po' di cose bel sugose. Se vai, ti spacco tutto, ti spacco. Siamo contro Nova Isis di nessun clan. Di nessun clan, ragazzi. Allora, vediamo un po' come gioca lui. Se ha qualche idea dell'apertura. No, apriamo noi con una strega al 7, apre con dei goblin normali, ragazzi. La strega arriva con un leggero ritardo, ma non c'è nessun problema. Cavaliere addirittura per lui. Andiamo a spingere allora con il giant e avremo modo fra poco di provare subito la nuova leggendaria. Bravissimo lui a piazzare il cannone, ragazzi, lo mette in un'ottima posizione e infatti le torri vanno sul gigante e credo che abbia in qualche modo zappato e colpito gigante che non riesce ad arrivare alla torre, strega che addirittura va giù sotto i colpi dei suoi arcieri. Tentiamola qua la zappa al 12, purtroppo ovviamente non sciotta gli arcieri, era ovvio, quindi tentiamo noi una ripartenza col bombarolo dietro, vediamo se è buono l'attacco, anche se credo di no, ho paura che lui abbia di nuovo il cannone disponibile, infatti lo piazza ma leggermente lontano, cannone che colpisce il giant, lui è costretto a zappare per togliere il bombarolo che altrimenti gli avrebbe fatto veramente un sacco male. Come vedete ci portiamo nettamente in vantaggio, se non addirittura gli facciamo la torre con un attacco, vediamo un pochettino se riusciamo. Lui mi ha fatto ops a me, io gli faccio ops a lui, vado con una fireball e con un bombardino riusciamo a fermare entrambe le truppe. 1080, ragazzi, lui va a palla fuocare, vediamo un pochettino perché abbia palla fuocato, non ho ben capito, ma abbiamo campo libero, ragazzi, in metà. Faccio andare tanto. Ha voluto prepararsi un pochettino più di danni extra alla torre, non c'è nessun problema. Proviamo dietro con la strega notturna, vediamo un pochettino se poi gli riusciamo ad andare dentro con il giant, perché so che lui piazzerà un cannone fra pochi secondi e io vedrò di rispondere altrettanto bene al suo cannone. Così, ragazzi, non lo piazza ancora, ok, lo piazza adesso, noi abbiamo il bombarolo che possiamo giocare tranquillamente con un attimo di pausa, bene che non viene colpito, c'è di nuovo il giant, lui tenta di farmi la mossa ma ovviamente la zappa al 12 si sciotta i goblin all'11. GG, questo non ci avevo pensato. Questo ce la farà forse anche a farmi la palla di fuoco, ma io gli tiro comunque un altro giant e una strega centrale con tanto lui, esatto, lo spostava, era ovvio che lo spostasse di là, era ovvio, non facciamoci prendere dal panico, lui è costretto a difendere, noi andiamo a proteggere la torre di sinistra, non può tirare lo grider e infatti va con la fireball, ci sta la fireball, ma sapevo non gli bastasse, gli basterà ovviamente la zap per portarsi a casa la partita. Noi molto tranquillamente con il bombardino piazziamo anche il nostro giant. Andiamo a tirare anche la strega, ok per il cannone, andiamo a zappargli di nuovo i goblettini, ragazzi, bene così, e andiamo a vincerla, non ci credo sia dimenticato, scusami. Dai che andiamo ragazzi, la prima è vinta, credo che tu abbia anche sbloccato un'altra missione, giustamente non te la dà perché hai il super magico da aprire, sei a 40, apriamo, subito. Di paura, ragazzi, di prepotenza. Prima di aprire il super magico, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un bel like. Un bel like, mi raccomando. Se vi sta piacendo il video, dai, che lo so che vi piace. Sempre la campanella. Dai, che andiamo, vai. Super magichino.
Super magichino, attenzione ancora, 7 skip. 7128 di gold. Quanti soldi? Oh! 178 barbariscenti. Questi non ti servono. 171 non ti servono scena. Neanche questi. Attenzione, abbiamo 35 lapidi. Belle per giocare col gigante delle lapidi, eh. Molto interessato. Oh! Una spalangata. Malissimo. Ah! C'è la leggendaria, GG. 124 scaricuccioli. Che leggendaria vorresti? Il gran cavaliere, il fantasma. Minchia, fantasma gigante, tanta no, roba. È vero, a me non mi piace. Cosa che non ci credo. Oh mio dio. E allora potenza la strega notturna. La strega è la leggendaria. No, Gigi. Ah, tu intendevi questa strega nella live. Sì. Ah, oh mio dio. Oh, scusa, ti ho schiacciato io, scusami. E 26 cacciatori. Cambia tutto, ragazzi. E ci credo. No, ragazzi, va, tirala su subito. 50k. No, 20k. Ah, poco. Eh beh, portala al 3, assolutamente sì. Ma ragazzi, buia! Livello 3, ragazzi, per la strega notturna della Pamina. 600 punti esperienza. Uè, la prima leggendaria al 3. Gli manca 6 leggendarie, ma ce n'è una al 3, ragazzi. Oh, no. Devo andare a provarlo in ladder. Assolutamente, ragazzi. GG per la strega notturna a livello 3. Incredibile. Attenzione, ragazzi. La piazziamo giù subito, proprio per omaggiarla. Così, proprio. Strega notturna al 3, giù così, ragazzi. Siamo contro gli ass kicker. Esatto. Dei Grandos Ligas. Questo c'ha il gigante al 9, boom! Gli giochiamo giù il nostro giant all'11, vediamo un po' come risponde lui, vediamo che idea di risposta. Bello quel cannone, ok, quello non ci fa paura. Bene, possiamo quindi andare con la strega senza... Minchia, la strega al 3, ma fa troppo male, si mangia anche la Valchiria. Si è quasi mangiata la Valchiria, e ciao ragazzi, scheletrini più strega che vanno a colpire gigante all'11, liberissimo e assolutamente infermabile per andare a colpire sulla sinistra, a tirare giù la torre, allucinante. Via quel bombardino che non ci piace per niente, via che non ci gusta mica tanto, dai che andiamo. Mamma mia che poi siamo a 10 di Elisir, cioè quindi io potrei tranquillamente splittare giocare degli sgherri di qua. Volevo splittarli, ho sbagliato a giocarli, non fa niente, vediamo se lui ha intenzione di giocare altro o se semplicemente si arrende. Andiamo con un bel giant centrale, credo che si arrenda. No, invece gioca strega notturna anche per lui, però a livello 2. Noi abbiamo la strega normale col giant che va a fermare immediatamente il coso. Intanto gli sgherri si sono mangiati la torre di destra, ragazzi. Sì, gli sgherri sono mangiano. Mangiano sì gli sgherri, guardate qua che devasto. Le grandi distruzioni, ragazzi, le grandi distruzioni. 30 punti per la Pami, 3 corone per lei e baule della corona ad un passo dall'essere aperto. Ma direi, ragazzi, che potremmo anche fermarci qua prima di scassarvi le valle, dai. Beh, ragazzi, questo video non può non esservi piaciuto, dai. Super like, perché abbiamo trovato la leggendaria della seconda strega della Pami. Mio Dio, ragazzi. Super like per questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto. Prossimo video. Ciao!